Ciao, vediamo insieme come utilizzare uno degli strumenti più forti e più intelligenti per la colorazione in Adobe Illustrator. Sto parlando dello strumento Secchiello Pittura Dinamica. Immaginiamo di aver caricato nella nostra tavola di lavoro la nostra illustrazione, che magari in questo caso può essere composta da varie forme all'interno, rendendola quindi un'illustrazione complessa. Per comodità, come potete vedere, io ho creato una palette colore con tutti i colori che andranno poi a popolare l'illustrazione, a colorarla. Ho creato quindi dei cerchi e con la tavolozza dei colori sono andato ad associare un colore ad ognuno dei cerchi. A questo punto ho riunito tutti i colori in un'unica palette all'interno di un livello, l'ho chiamata appunto palette, e per comodità ho inserito all'interno di un unico gruppo l'illustrazione in un altro livello. A questo punto vado a selezionare il livello della palette, oppure manualmente con lo strumento selezione seleziono tutta la palette colori che ho creato, poi vado ad aprire il pannello campioni. Posso anche aprirlo dal menu finestra campioni. A questo punto, nella parte in alto a destra, vado a selezionare la voce nuovo gruppo colori e lo chiamerò appunto palette. Lascio plaggata la grafica selezionata perché Illustrator deve prelevare e associare quindi i colori dalla grafica che ho selezionato, includendo i campioni per le tinte. Clicco su OK. Ed eccolo qua, la palette colori è diventata un gruppo colori che può essere utilizzato con un click. Ora vado a selezionare l'intera illustrazione, poi mi sposto nella palette degli strumenti e nella zona che contiene gli strumenti di pitturazione vado a selezionare lo strumento Secchiello Pittura Dinamica o più semplicemente cliccando il tasto K. Una volta che lo strumento Secchiello Pittura Dinamica è selezionato, il secchiello si attiva sul cursore con tre riquadri che sono i riquadri che simboleggiano la palette colore. Mi sposto quindi con lo strumento attivo, la selezione attiva, sul gruppo colori nel pannello campione, il gruppo colori chiaramente che ho appena generato, e faccio un click sulla cartellina che li precede e per comodità andrò a selezionare anche il primo colore della palette. Così automaticamente sul cursore verrà associato il primo colore della palette. Spostandomi con la freccia a sinistra o con la freccia a destra, mi sposterò anche tra i vari colori che compongono la palette generata. Lo stesso spostamento lo posso vedere anche all'interno del pannello campioni sul gruppo colori appena creato, quindi il gruppo palette. Ora mi sposto sulle varie forme che voglio colorare e muovendomi sempre con la freccia a sinistra o la freccia a destra, sceglierò il colore che voglio associare a quella forma. Il colore scelto sarà quello centrale tra i tre. Una volta scelto, andrò a cliccare con il mouse in modo da colorare e riempire quella zona. Mi sposto quindi sul colore scelto e faccio un click. Anche su questo faccio lo stesso click. Poi magari mi sposto un po' più in alto, seleziono un altro colore, faccio anche qui click. Lo stesso qui, magari scelgo un colore più chiaro, anche qui e qui. Ora vado a colorare l'interno delle foglie e magari vado a scegliere un colore più leggero, questo. Faccio un click. Faccio un zoom in avanti per colorare meglio e vedere meglio le zone più piccole, alt più scroll del mouse. La parte degli steli magari più scura. Ora mi sposto sulla figura. Ora con la selezione attiva clicco col tasto destro e vado a cliccare sulla voce separa in modo da trattare le singole forme singolarmente ad annullare il colore di traccia lì dove non occorre, come in questo caso. Vado a selezionare le singole figure e poi vado ad annullare il colore di traccia qui nella parte bassa della palette degli strumenti.
La traccia può esserci utile magari per individuare bene e delimitare bene le zone da colorare. Possiamo poi eliminarla, annullarla, se chiaramente non fa parte effettivamente dell'illustrazione, quindi non va colorata. Poi se ci sono delle zone che sono ancora da colorare, vado a riselezionare la figura. Di nuovo tasto K da tastiera, mi sposto sul pannello campioni, seleziono chiaramente il gruppo colori scelto, poi vado a selezionare con la freccia il colore scelto e vado a cliccare lì dove c'è ancora da colorare. Resta chiaramente da colorare l'incarnato, vado a selezionare la figura, vado ad annullare il colore di traccia, poi con tasto K riattivo lo strumento secchiaro vettura dinamica e ancora associato e memorizzato la palette colori, quindi il gruppo colori, e vado a colorare anche l'incarnato. La mia illustrazione è colorata, posso dirmi soddisfatto. A questo punto non faccio altro che andare a selezionare l'intera illustrazione, magari controllo con Command G per raggruppare tutti i livelli in un unico livello, che possiamo vedere poi nel pannello livelli, poi col tasto destro posso andare a esportare la selezione in un formato magari PNG, magari se vogliamo supportare la trasparenza, oppure SVG o PDF se vogliamo continuare a editare questo file e quindi questa illustrazione, magari cambiando di nuovo la colorazione, successivamente ancora con Adobe Illustrator. Chiaramente dovremo scegliere un titolo e una destinazione. Andiamo invece a vedere adesso lo strumento pennello, quali funzioni nascoste possiamo andare ad adottare per renderlo ancora più professionale. Selezioniamo un colore principale dalla palette degli strumenti, dopodiché andiamo a selezionare lo strumento pennello che troviamo qui. Chiaramente una volta selezionato, sul pannellino dinamico possiamo andare a decidere il profilo di larghezza e, molto importante, la definizione del pennello. Apriamo il menu a tendina per la definizione dei pannelli, ci spostiamo nella parte in basso a sinistra, apriamo il menu delle biblioteche dei pannelli. Qui andiamo a selezionare per esempio la voce artistici e di nuovo artistici pennello. Ed ecco qua, abbiamo qui un menu con una serie di pennelli a secco, molto molto efficaci. Andiamo a selezionare per esempio questo, il 9, e andiamo a disegnare la nostra pennellata. Chiaramente selezioniamolo e annulliamo il colore di riempimento ed ecco qua, abbiamo la nostra pennellata. Ora possiamo andare a personalizzare questa pennellata andando per esempio, una volta selezionata, a modificare lo spessore della traccia dal pannellino dinamico nella parte superiore. Possiamo andare eventualmente a modificare il profilo della larghezza dal menu accanto e possiamo invece andare ad aggiungere o a sostituirlo con un nuovo pennello, per esempio in questo caso il pennello 3, che mantiene chiaramente le stesse caratteristiche appena parametrate sul pannello dinamico, sia quelli di spessore e magari un profilo larghezza come questo. Vedete? Le soluzioni sono molteplici, se non addirittura illimitate. Una volta che scelgo la tipologia di pannello artistico, in questo caso, lo seleziono, mi sposto sul pannellino dinamico, lì dove c'è il menu della definizione dei pennelli, trovo il pennello corrispondente, che troverò in questo caso selezionato con il doppio bordino, farò doppio clic, qui si aprirà il pannellino opzioni del pennello. Andrò ad associare un nome a questo pennello, per poterlo magari riutilizzare in seguito, magari aprendo di nuovo la biblioteca dei pennelli, come abbiamo visto poco fa. Accanto al campo larghezza fissa, assicurandomi che la modalità anteprima sia attivata, posso andare a diminuire o ad aumentare la larghezza, chiaramente vedendo in anteprima e in diretta le modifiche. Posso scalare proporzionalmente il pennello, posso allungare in base alla lunghezza del tratto, oppure posso allungare tra le guide, chiaramente lasciamo l'opzione allungare in base alla lunghezza del tratto perché ci permette un controllo maggiore. Qui posso decidere eventualmente la direzione della pennellata, in questo caso da sinistra a destra, ma è una scelta assolutamente soggettiva in base all'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere. Il metodo di colorazione, tinte, è quello che praticamente ci permette di colorare il tratto in base alla tinta che abbiamo scelto, in base al colore che abbiamo scelto all'inizio, in questo caso il rosso, oppure tinta e tonalità. Chiaramente agisce sulla tonalità più che sul colore scelto dalla tavolozza. Possiamo capovolgere in orizzontale o riflettere in verticale la pennellata una volta che è stata realizzata o prima che venga realizzata, se andiamo ad associare queste opzioni come definitive. Clicchiamo su OK. A questo punto il programma ci chiederà: questo pennello è già in uso, intendete applicare le modifiche appena apportate ai tratti di pennello esistenti riguardanti questo pennello, oppure non toccare i tratti e creare una nuova copia del pennello? Possiamo non toccare i tratti e lasciare il pennello originale così com'era, oppure applicarlo anche a questo modificandolo, chiaramente in base a quello che è il nostro utilizzo, il nostro uso. Teniamo sempre a portata di mano il menu dei pennelli artistici. A questo punto possiamo tranquillamente riprendere il pennello,
andare a aggiungere nuovi tratti e magari creare uno sfondo che possa essere riutilizzato, oppure semplicemente andare a colorare una nostra forma o andare a colorare un oggetto con il tratto del pennello che abbiamo personalizzato. Ma chiaramente questi non sono gli unici strumenti che ci permettono di colorare un'immagine o di lavorare il colore di un'immagine. Illustrator ci mette a disposizione, ad esempio, una funzione molto particolare, cioè quella di estrapolare una palette colore partendo da un'immagine e dai colori che la caratterizzano. Ed è così, proprio con pochi clic puoi estrapolare in modo professionale quelli che sono i colori di una palette di un'immagine. Ti ho preparato questo video in cui puoi vedere esattamente come fare e farlo da subito. Ciao, grazie e al prossimo video!